Questa è la teoria, ci parliamo un secondo prima, però sappiamo che è la partita. Perché continuare a discutere il gioco di una squadra che su 21 punti ne conquista 19, che in 7 partite segna 6 gol e ne subisce 4, che ha nell'unione, nelle polemiche accuratamente evitate, la sua forza e il suo punto d'orgoglio? Infatti parlare di un Inter brutto e vincente sta diventando un esercizio dialettico, un sofisma intellettuale, un travaso di bile per chi vorrebbe sempre unire lo spettacolo ai punti. Ma la squadra di Cooper, muro di gomma anche quando lo si sfida a parole, è fatta così e non è colpa sua se Toldo è perforabile solo con tiri impossibili, se Cannavaro, impiegato dall'inizio, è puntuale e rapido, come Cordoba sul panzer Comasco Godeas, e su chi, Binotto a destra, Rossi a sinistra, Pecchia da vie centrali, dovesse capitare dalla sua parte. E se Di Biagio non c'è, ecco Almeida che razzola con fatica e volontà, e così Emre, e così sulle estreme Zanetti e Pasquale, rimpiazzato da Coco nel finale. Al solito i nerazzurri soffrono in mezzo, d'accordo, concedono qualcosa di troppo ai Coe e Allegretti, ma alla fine sanno, dopo un primo tempo in cui non sferrano una sola palla nello specchio della porta, che nella ripresa qualcosa accadrà con il solito ragazzo della provvidenza che spunta all'improvviso e che oggi è il fisichetto smilzo del silenzioso Morfeo, dal 13° del secondo tempo lanciato al posto di un Crespo fumoso. E allora ecco ancora il numero uno Comasco Brunner che non è Toldo, appunto, e Vieri non è Godeas e così Recoba, pronti i due ad approfittare delle prime disattenzioni altrui in appena 7 minuti per colpire, freddi, inesorabili, ma anche splendidi. Il sinistro dell'uruguagio è un prodigio di potenza e di segno geometrico. L'Inter del secondo tempo è stato un Inter bravo, con diciamo la stessa grinta che l'Inter già è una caratteristica ogni partita. Ma io credo se continuiamo a sviluppare gioco, a fare questi cross come abbiamo fatto oggi, prima o dopo le cose cambieranno. Se poi Collina al rientro dopo le polemiche di Inter-Juve più severo coi padroni di casa, pazienza, a parte una certa disparità nell'assegnare cartellini gialli, 4-1 per la formazione di Dominissini, la codina velenosa è solo affidabile al nervosismo reattivo di Vieri su Capitan Brevi che peraltro, come l'arbitro Viareggino, lo assolve. Mi ha detto che non ha fatto nessun tipo di reazione, io credo nella sua buona fede, in quella circostanza l'ho anticipato, poi nella foga mi è venuto addosso, però credo che non sia stata una cosa volontaria. Era un Inter diversa per 5 undicesimi rispetto a quella di Como, ma soprattutto rispetto a Como un Inter molto più convincente nell'approccio al match. La squadra di Cooper è entrata in campo per imporre la legge del più forte, ci è riuscita, 2 gol nei primi 11 minuti. Per la seconda volta in questo campionato un Inter senza Vieri e, come a Piacenza, l'Inter ha servito un poker di gol. Ma complimenti all'Empoli, che ha tenuto vivo, interessante, un bellissimo match fino alla fine, segnando addirittura nei minuti di recupero e mettendo in evidenza un grande di Natale nel primo tempo. Adesso spazio alle immagini montate da Mario Piergentili. Empoli e Inter con un nastrino bianco al braccio aderiscono all'iniziativa di Emergency per la pace. L'arbitro è Pellegrino, che fischia il minuto di raccoglimento per ricordare Gianluca Signorini, stroncato a 42 anni da una malattia degenerativa del sistema nervoso. Un male vissuto, sopportato con grandissima dignità da Signorini e da tutta la sua famiglia, lo ricordano tutti gli sportivi. Commovente anche Berti che guarda il cielo. E al 5° minuto l'Inter è già in vantaggio con Crespo, all'8° gol tra Champions League e campionato. In questo caso sfortunato l'Empoli, perché è determinante un errore da parte di Azzori che involontariamente, vediamo ecco proprio Berti che consola il compagno del reparto difensivo nel tentativo di respingere Azzori, in pratica deposita la palla sul sinistro di Crespo che con grande opportunismo mette in rete. Dunque l'Inter è che ha la strada spianata fin dalle battute iniziali, ma un Empoli molto competitivo. Qui è enorme l'occasione fallita da Rocchi davanti a Toldo, non era scattata la trappola del fuorigioco. Una spinta di Lucchini su Materazzi, poi il corner, palla al limite, arriva Zanetti, il capitano esterno destro e raddoppio. L'esultanza di Zanetti. Micidiale, il suo esterno destro sfiora appena Berti. Di Natale, Cappellini, Caparbio, Cappellini, Di Natale in ritardo, Vivas, e la palla finisce in rete. Di Natale, quarto centro in campionato, un gol anche in Coppa Italia. Forse si aspetta il tentativo di assist nell'area piccola a Toldo. Gran gol comunque. Intanto Morfeo, Crespo, Recoba con il destro, chiude troppo l'angolo del tiro. Delizioso anche Di Natale per Rocchi, c'è una segnalazione di fuorigioco da parte di Consolo ma sbagliata perché Rocchi era partito in posizione regolare.
cross di Rocchi, contatto tra Coco e Boucher. Non è intervenuto Pellegrino, ha anche ammonito per simulazione il giocatore dell'Empoli. Si oppone Berti a Crespo, poi chiede inutilmente il rigore l'Inter, non c'era l'intervento con la mano da parte del giocatore dell'Empoli, tentativo di Di Natale. E guardiamo l'espressione un po' perplessa di Morfeo, proviamo a capire perché. Attacco di Giampieretti con il ginocchio sinistro, ma non sembra esserci cattiveria. Poi Morfeo, colpo di tacco di Recoba, Crespo, ultima azione saliente di un primo tempo davvero scintillante. Poi Cupi per Lucchini all'inizio della ripresa, numero di Di Natale, strepitoso il lancio per Rocchi. Toldo, pur non trattenendosi, oppone. Litiga Recoba con Grella, ma è un litigio che dà la carica al fuoriclasse uruguaiano, che inventa un gol dei suoi. Strepitoso sinistro, palla in rete. Quarta trasferta in campionato, quarto gol di Recoba e terza rete consecutiva, cominciando con Rosenborg e passando per Como. Poi Vannucchi, entrato al posto di Grella, grande occasione per lui. Emre, Berti non trattiene, quasi impaurito Recoba, colpo di testa, una segnalazione di fuorigioco, ma anche questa sbagliata. Sembra tutto regolare. Tiro di Emre, Berti e poi Recoba. Un gol annullato, ingiustamente. Di Biagio dice alla barriera di saltare. Vannucchi inventa però la punizione capolavoro e carica i tifosi dell'Empoli. Non si è mai resa la squadra di Baldini. Niente da fare per Toldo su questa soluzione a giro, davvero eccezionale. Poi Recoba, sempre temibile, deve impegnarsi Berti. È una gara sempre viva. Vannucchi e tre giocatori dell'Empoli, Cribari, Belleri e Boucher, falliscono l'occasione. Poi corner di Recoba e Adani, inserito al posto di Vivas al 18° della ripresa, ottavo centro in Serie A per Adani, che batte sul tempo Cribari, palo interno e gol. Perfetta la scelta di Adani, un gol importantissimo alla luce di quello che accadrà nel finale. E infatti Tavano, che è entrato al posto di Cappellini, ci crede fino in fondo ed approfitta del tentativo di respinta di Materazzi. Anche un pizzico di fortuna per Tavano, palla in rete, il 47°, troppo tardi, ormai esultano i tifosi dell'Empoli. Sotto la maglia del club una scritta di incoraggiamento dei compagni di Saudati, che dovrà star fuori per 4 mesi, ma è un Inter che prosegue a punteggio pieno fuori casa in campionato e che segna in campionato da 21 partite. Ancora una gemma, un gioiello di Recoba. Linea allo studio. Nel suo primo anno all'Inter, Recoba conquistò la Coppa UEFA e venne poi ceduto in prestito al Venezia, dove segnò 11 reti. Tornato all'Inter nel 99 per volere del presidente Moratti, restò in nero-azzurro fino al 2007. Con uno stipendio altissimo, malgrado un rendimento altalenante, vinse 2 campionati, una Coppa UEFA, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane, realizzando in tutto 72 reti. Dopo aver vestito la maglia del Torino nel 2007, Recoba emigrò in Grecia, nel Panionios, per poi tornare a giocare in Uruguay. Con la nazionale uruguagia, lasciata nel 2007, il Cino vanta 69 presenze e 11 reti all'attivo. Stasera? Impegni? Sai che non lo so, mi sa che rimango a casa. No, no, forse resto a casa. Le emozioni più belle superano ogni distanza. Tanti auguri Nicolò, siamo coetanei. Io ho 1-0 in più, ma lo 0 vale 0. Tanti auguri a te, tanti auguri Nicolò. Con la superfibra di Wind 3, Top Quality Network. Wind 3, molto più vicini. Tutti i giorni con le mani puoi dire e fare quello che vuoi. Grazie a chi con le mani lo produce per te. Grazie a chi con le mani riempie gli scaffali per te. Grazie a te che ci porti in tavola e condividi con noi questo momento. Auricchio, fatto a mano, da sempre. Dalla letteratura alla scienza, dall'inglese alla matematica. Ogni giorno contenuti didattici per studenti, insegnanti e genitori. Rai Scuola, canale 146. Dopo i capolavori dei maestri del futurismo,
E del cubismo, ecco a voi, il serramentismo. Design minimale, infiniti colori, serramenti in alluminio Domal, capolavori in casa. Cerca i maestri serramentisti su domal.it. Aiuta la Protezione Civile a sostenere il sistema sanitario nella lotta al coronavirus. IBAN IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387. La scuola non si ferma. Su Rai Scuola, ogni giorno lezioni in tutte le materie per le scuole secondarie di secondo grado. E dal 27 aprile, alle 10 e alle 15, lezioni tenute da docenti universitari, accademici della Crusca e del Lincei. E alle 21.30, un magazine in cui vari esperti analizzeranno le problematiche generali sul mondo della scuola. Su Rai Gulp, tutti i giorni 3 ore di scuola in diretta per bambini e ragazzi delle primarie e delle secondarie di primo grado. Conduce Mario Acampa. Su Rai 3, dal 27 aprile, ogni giorno Edoardo Camurri introduce lezioni.